Signor Presidente, abbiamo appreso con sconcerto dagli organi di stampa e da alcune anche trasmissioni televisive che è stato spiccato questo provvedimento con foglio di via con contestuale proprio divieto di accesso alla città di Roma per un anno al pericolo pubblico Stefano Puzzer, uno dei coordinatori della protesta pacifica e civile che i portatori di Trieste stanno legittimamente portando avanti per difendere il diritto al lavoro, dopo aver aggredito in maniera così spregiudicata e violenta il diritto al lavoro, poi aver aggredito anche il diritto allo sciopero, prendendoli a manganellate oppure con gli idranti, dopo aver aggredito il diritto alla riunione pacifica in una piazza con la scusa, con il pretesto, strumentalizzando il Covid, anche se poi nell'ordinanza c'è scritto che in realtà viene fatto per proteggere i beni architettonici di quella piazza. Dopo tutto questo, ora addirittura arriva anche il DASPO, proprio quasi come se si trattasse di un rastrellamento di una persona che ha avuto l'unica colpa di prendere un banchettino in un angolino della piazza in silenzio pacificamente e di mettersi là in maniera civile per sensibilizzare le istituzioni che gli avevano promesso una risposta dopo l'ultimo incontro tenuto con il ministro Patuanelli, senza poi più dargli alcuna notizia, alcuna spiegazione. Allora noi vorremmo vedere immediatamente in quest'Aula la ministra Lamorgese per spiegarci qual è la strategia, dove si vuole arrivare in questo Paese, perché non è possibile accettare che un po' alla volta, come una rana bollita, si arrivi, si scenda verso derive, verso chine autoritarie pericolosissime, in un momento in cui tra l'altro è evidente l'utilizzo di due pesi e due misure, quando addirittura i violenti di Forza Nuova vengono scortati quasi e gli viene permesso di accedere alla CGIL per prenderla a sprangate, in un momento in cui ci sono dei rave party che vengono tollerati perché si ha paura di intervenire e di agire. È la linea filosofica di questo governo ideale, forte con i deboli e debole con i forti. Noi non lo possiamo più accettare. Veramente vogliamo capire qual è la strategia. La ministra ci deve dire cosa ha intenzione di fare in questo Paese, se vuole continuare a governare con il pugno di ferro in un momento in cui il Paese è una pendola a pressione, ci sono tensioni sociali crescenti che vanno ascoltate, capite, e bisogna parlare con le persone anziché adottare questi provvedimenti vergognosi. E la ministra ci deve dire che intenzioni ha in questo Paese, e non ci basterà questa volta avere delle spiegazioni risibili come quelle dell'ultima volta, perché se qualcuno sta provando a mettere sotto stress test la nostra democrazia, anzi, mi verrebbe da dire che se qualcuno vuole verificare la tenuta al moto ondulatorio della nostra democrazia, noi non lo possiamo accettare, perché veramente queste istituzioni ridicole, che non hanno la minima autorevolezza e la credibilità per far accettare i loro provvedimenti nel Paese, pretendono di adottare il pugno di ferro e cancellare uno dopo l'altro tutti i diritti costituzionali. Allora, massima solidarietà al portuale, al lavoratore Stefano Puzzer, e tutta l'Aula, tutta quest'Aula dovrebbe prendere posizione, pretendere, non chiedere, pretendere che il governo venga qui a spiegarci cosa sta facendo. Perché oggi è accaduto a Stefano Puzzer, domani potrebbe accadere a chi manifesta pacificamente, civilmente, per qualsiasi altra cosa. Se ancora ha un senso avere una Costituzione in questo Paese, difendiamola. La deve difendere questo Parlamento, chiedendo al Governo spiegazioni, chiedendo che renda conto delle sue azioni sciagurate, autoritarie e violente. Dovrebbe, secondo me, lo dico con molta umiltà e con molto rispetto, farlo anche il Presidente della Repubblica, rappresentante dell'Unità Nazionale, in un momento in cui l'Unità Nazionale sta andando a pezzetti, a brandelli, devastata da un Governo che sta adottando giorno dopo giorno una strategia della tensione sempre più pericolosa per questo Paese. Allora, venga immediatamente la ministra Lamorgese a riferire in quest'Aula, venga immediatamente la Presidenza della Camera prenda a cuore questa nostra richiesta, perché non è questione di maggioranza o di opposizione, di minoranza, o di essere d'accordo o contro la protesta pacifica e civile di Stefano Puzzer, è una questione di diritti, di democrazia e di libertà, ed è la cosa più grande e più importante che abbiamo al di là delle idee. Quindi il ministro deve venire in Aula. La ringrazio, chi ha